ragazzi, per Eroi Summer Village, oggi siamo qua su un nuovo vlog, siamo qua su un nuovo video dedicato a Pokémon, sempre al VGC19 naturalmente, per rimanere in tema. Una premessa prima di cominciare il video: la prossima settimana, martedì o giovedì, penso di più giovedì perché martedì tendenzialmente la fa il pardo, vorrei fare una live su Pokémon Showdown per il VGC19, visto che c'è qualcuno che me l'ha chiesto. Non l'ho mai fatta, però voglio vedere un po' se mi riesco a districare fra i vari Streamlabs, piuttosto che tutte le cose per catturare bene il desktop e via dicendo, quindi vediamo soprattutto se il computer mi regge, però ci proviamo, fatemi sapere qua sotto che cosa volete fare, però vi invito a seguire la pagina di Facebook per aggiornamenti, perché io devo vedere se il PC non mi regge o comunque devo usare magari il portatile, ve lo devo far sapere sulla pagina di Facebook se ci sono intoppi. Detto questo, andiamo al video. Il vlog è una cosa molto semplice, come avrete visto dal titolo, forse sarà tipo 3 settimane dopo, bla bla bla, comunque sono ormai 3 settimane, quasi un mese, che stiamo giocando il VGC19 con gli Uber. Abbiamo già notato molte differenze rispetto al VGC18, Uber esclusi naturalmente. Ci sono dei Pokémon che non avremmo mai immaginato di rivedere in meta, come per esempio Bronzong, Crobat, Smeargle, piuttosto che Toxicroak, che ho visto che lo sta usando anche il Pardo in un team, l'ha utilizzato, sta facendo molto bene. E non me l'aspettavo comunque, perché ci sono anche altri Pokémon con le medesime abilità che secondo me potrebbero essere utilizzati, che nessuno si sta inculando, che sono per esempio Heliorisk piuttosto che Lanturn, piuttosto che Electros che non ha debolezze, piuttosto che magari anche altri Uber come per esempio Zekrom. Zekrom Scarf, ragazzi, devasta qualsiasi cosa, però ho visto anche utilizzare, che ne so, Groudon con Victreebel come Chlorophyll Abuser, piuttosto che Jolteon Scarf che shotta Kyogre. Ci sono molti Pokémon che non sono stati mai cagati, che in questo meta possono assumere una nuova veste. Detto questo vlog è un po' una chiacchiera con voi in realtà, per sapere un po' come stanno andando le vostre esperienze in questo VGC19, un po' per analizzare i fatti. Qui davanti ho delle usage stats di Pokémon Stream Project, ve lo faccio vedere, seguite la loro pagina su Facebook se volete, perché danno veramente delle informazioni molto fighe, oltre a dare anche un calendario di tutti i vari tornei che ci sono sul suolo italiano. Sto vedendo adesso la usage stats degli Uber. Abbiamo Xerneas al primo posto con il 56%, poi abbiamo Kyogre, Necrozma, Duskmane, Groudon, Yveltal, Lunala e Solgaleo. Stiamo vedendo degli Uber come per esempio Lunala, che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere all'inizio del meta, perché comunque Spettro Psico fa 4 per da buio, gira Incineroar e diciamo che sembra non essere una gran mossa, ma in realtà, come ci ha fatto vedere sempre il buon Pardo, Lunala ha giocato Specs molto molto forte, l'ha utilizzato credo anche Lorenzolax nella sua vittoria della Premier Challenge di Roma, e sinceramente mi aspettavo di vedere naturalmente sia Xerneas che Kyogre ai primi 2 posti. Questo Necrozma un po' mi puzza, sapete che io ho sempre preferito Solgaleo a Necrozma, un po' per via della velocità, però dipende naturalmente che team giocate. Adesso però si sta alzando un po' anche la usage di Groudon, che io personalmente, ragazzi, mi dispiace ma non riesco proprio ad apprezzare, non riesco a usare, sarà che sono scarso e non gli riesco a trovare bene i compagni, fatto sta che comunque non mi piace moltissimo. Per quanto riguarda invece la usage dei Pokémon complessivamente, abbiamo al primo posto, stranamente, non l'avrei mai detto, Incineroar con il 90%, poi abbiamo sempre Xerneas e Kyogre, poi abbiamo Amoongus, che è veramente un dito al culo, abbiamo Tapu Koko, che adesso si è riscoperto anche in veste da supporter, perché c'è chi lo gioca Scarf fisico e c'è chi lo gioca supporter con Assault Vest. E devo dire, io preferisco di più la seconda versione perché mi regge lo zampino di Kyogre. Con Electroweb riesco a fare un po' di speed control per poi sparare bei dannoni con tuono. Abbiamo poi Tapu Lele, Cartana e Ludicolo. Mi sorprende sinceramente non vedere Zarina in questa top, perché io lo sto utilizzando Zarina con le spread poi che gli ho dato io. È veramente un Pokémon devastante, perché è molto bulky, fa una catafracca di danni, impedisce le priority avversarie e spacca Protect e White Guard. È veramente un Pokémon fantastico. In questo metagame penso sia veramente uno dei miei Pokémon preferiti da utilizzare, perché fra l'altro, a parte la sua versione shiny, è fantastica, cioè penso non ci sia nulla da dire. E poi anche la tipologia di tipo erba ci può servire sia a contrastare Groudon sia a contrastare Kyogre. Fa dannoni assurdi sul Ludicolo, io ho visto dei Ludicolo shottati dal mio Vigor Colpo, quindi fantastico. Ci copre Incineroar con Jump Kick, ci copre Necrozma, ci copre Dialga, ci copre Ferrothorn, è veramente un gran Pokémon. Vorrei sapere però da voi qua sotto quali sono i Pokémon più strani che state giocando adesso. Io per esempio sto giocando Scizor,
Scizor, Sword Dancer con Bugbite, Bullet Punch e Protect. Naturalmente lo sto giocando Occaberry perché l'ho spreadato per fare in modo che Occaberry sotto Rain mi regge Flare Blitz di Incineroar 252 attacco Adamant. Molto forte, gli leva un 30% di vita. Naturalmente se non c'è la Rain c'è un Incineroar davanti siete morti, però questi sono altri discorsi. Scizor è buono perché ti copre molto bene i tipo erba con Bugbite, ti si mangia la bacca dell'avversario, quindi io avendo la Occaberry non mi posso curare ma posso mangiare le bacche degli altri. A più 2 fa veramente dei danni allucinanti con Technician come abilità. Molto molto forte Scizor, vi consiglio di provarlo come tipo acciaio se non lo giocate come Uber. Quindi vorrei sapere da voi quali sono Pokémon strani che state giocando, magari anche se potete darmi un consiglio, perché Crobat per esempio io vorrei giocarlo però non so proprio come costruirlo sinceramente. Poi vorrei anche sapere voi che coppie di Uber state giocando, vorrei sapere un po' di cose insomma, vorrei sapere come sta andando il vostro VGC19. Ho fatto un video un po' così colloquiale perché video su Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee non mi sembra che avete voglia di vederli, visto che comunque nessuno nei commenti del video mi ha detto di farlo, quindi penso che non ne valga ancora la pena, anche se aspettiamo il Nintendo Direct del 14 settembre, mi sembra, se non sto dicendo una stupidaggine. Dovrebbe essere domani, sì è vero, dovrebbe essere domani a mezzanotte, quindi attenzione, perché se ci sono novità ciccione farò un bel video. E soprattutto quali sono le strategie che state utilizzando di più. Vorrei anche sapere se ci sono degli Uber che magari vorreste vedere sul canale, perché io ne vorrei provare diversi. Uno fra questi è sicuramente Mewtwo. L'unica cosa brutta che ho visto è che purtroppo anche facendolo abbastanza bulkello di difesa speciale molte cose non me le regge. Naturalmente Mewtwo sotto campo psichico devasta la vita della Madonna, però se dobbiamo investire tanto in velocità e abbastanza in special attack, poi ho paura che con il resto in difesa speciale non mi riesce a reggere diverse cose, quindi magari aspetto qua sotto chi è un po' più esperto di me per questo. Comunque ragazzi, detto questo, io vi invito a lasciare naturalmente un bel like e un commento, condividete il video, invitate tanta gente a iscrivervi al canale perché siamo sulla soglia dei 900 iscritti. Sono molto molto contento di questa cosa perché sto vedendo che i video vi piacciono e magari anche con le live riusciamo ad attirare un po' più di persone per seguire il competitivo. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, un saluto del Village, prendo la sedia, ottima chiusura, bella per voi, ciao!